Il mio è un intervento di tipo più istituzionale, cercherò di essere molto breve perché abbiamo detto un aereo, ma due considerazioni anche sulla base di quello che si è detto, che abbiamo sentito, e le vorrei fare. Innanzitutto ringrazio ovviamente Skillab perché ha organizzato questo corso, di cui abbiamo avuto anche l'onore di essere all'avvio in presenza, quindi anche le parole dell'assessore regionale che è intervenuto prima sono alcune delle cose che avevo detto anche all'inizio, perché mi trovo nella particolare circostanza che non solo sono il presidente di fondi dirigenti, ma lavoro anche in un'azienda e ho avuto ospiti, tra virgolette, diversi ragazzi delle scuole e ho potuto riscontrare, ma l'avevo detto già ad aprile, che c'è una diffusa impreparazione sulle difficoltà che le aziende devono incontrare quando ospitano questi ragazzi nell'alternanza scuola-lavoro. Poi io avevo una vecchia memoria dell'alternanza che era più che alternanza, era l'alternativa, che era mio padre quando prendevo qualche brutto voto mi diceva o lavori o studi oppure vai a lavorare. Sono passati 50 anni, questa alternativa è diventata alternanza e quindi credo che da questo punto di vista sono fatti dei passi da gigante, nel senso che allora la minaccia ti manda a lavorare se non studi, quindi voglio dire che passi da gigante sono stati fatti. Corsi di questo genere, cioè formazione in questa materia è fondamentale, però vorrei anche dire che come fondi dirigenti, cioè vogliono tutti naturalmente gli altri colleghi, noi abbiamo un di cui di questo universo di persone che vorremmo formare, perché l'ambizione che abbiamo come fondi dirigenti nella componente Federal Manager e Confindustria è di creare, aiutare a creare una nuova classe dirigente in questo paese, perché non abbiamo bisogno, come giustamente è stato detto, solo di buone sarte, di buoni tagliatori di tessuti, dobbiamo creare dei buoni cittadini, dobbiamo creare delle persone che possono anche mandare avanti le aziende con delle competenze particolari ed è per quello che abbiamo pensato che finanziare i corsi per i licei fosse più, diciamo, adeguato alla nostra mission. Questo non significa che non ci debbano fare le altre cose, ma non dimentichiamoci che è una nazione, la nostra, che ha bisogno di una classe dirigente. Abbiamo 170.000 imprese, solo 12.000 o 13.000 non dirigente che lavora presso queste imprese. La crescita anche dell'export, la crescita dello, diciamo così, dell'economia passa non solo attraverso degli ottimi esecutori, ma anche attraverso l'organizzazione. Siamo bravi in tante cose, dobbiamo migliorare. Quindi insegnare ai ragazzi non solo come si lavora, ma come si organizza il lavoro è qualcosa che dovremmo in qualche modo sottolineare nei nostri corsi. Ed è importante questo. Io mi rendo conto, i ragazzi che arrivano da noi, sono 4-5 anni che li riceviamo, è cambiato negli ultimi anni l'atteggiamento, però ancora non del tutto. Pensano ancora che si debba andare lì perché l'azienda li voglia sfruttare, c'è questo concetto un po' dello sfruttamento, che li si voglia far lavorare gratis, non è così, però la cosa che invece dovremmo cercare in qualche modo di far arrivare è anche la capacità di farli ragionare non solo sulla cosa che stanno facendo sul momento, ma su quello che potranno fare un domani per migliorare la cosa che stanno facendo. Quindi imparare in qualche modo, in qualche misura, a ragionare con la propria testa, criticare quello che fanno. Perché io chiedo sempre quando vengo i ragazzi, quando vanno via, di compilare un modello di che cosa hanno visto che non funziona. Di solito quando si fanno questi moduli si chiede cosa ti è piaciuto di queste esperienze e tutti si illudono. Cosa non ti è piaciuto, quasi per una forma di educazione, di imbarazzo, non si scrive mai. Io invece in azienda lascio sempre il modello dove scrivono cosa non ti è piaciuto e basta. Per sforzarli a criticare un po' le cose, naturalmente siccome un'azienda di trasporto, diceva l'assessore, organizzare logisticamente questi periodi di alternanza scuola-lavoro è anche un problema, diciamo così, davvero fisico, come portarli, come trasportarli via, che DB darli, che formazione, che tipo di... Guardate, c'è davvero una grande complicazione di tipo logistico e su questo abbiamo tanto da fare, però i passi che si sono compiuti in quest'anno sono sicuramente notevoli, seppure con ritardo, perché molte scuole si sono, perlomeno da noi, mosse con ritardo, giusto perché c'era da adempiere a questo, un adempimento. Ecco, la trasformazione da adempimento a opportunità è un altro dei temi che dovremmo curare.
specialmente all'interno delle scuole. Non è un adempimento, ma è un'opportunità, è una fortuna. Io spero, naturalmente, queste, per quanto nel programma sia stato indicato come conclusioni, ovviamente non sono conclusioni, anzi è l'inizio di qualcosa più che la conclusione del corso. È l'inizio di qualcosa nei confronti della quale il fondo dirigente sarà sempre attenta. Quale può essere il ruolo che potrà avere il fondo dirigente? Insomma, noi penso che potremmo mettere a disposizione tanti dirigenti appena usciti da lavoro, tanti manager che sono competenti per accompagnare nelle scuole, affiancare i professori e affiancare le aziende in questo percorso, perché conoscono le aziende, conoscono come funzionano, e questo è qualcosa che possiamo senz'altro contribuire a migliorare. Quindi direi che nel rinnovare i complimenti, ringraziare anche tutti i professori e i nostri colleghi manager che hanno partecipato e si sono anche divertiti. Ho visto una delle parole che c'era in quella parola, c'era erotismo, quindi è venuto fuori l'erotismo, che immagino non l'avete evidenziato. Ci aspettiamo il dettaglio di tutti i libri che ci avete promesso di dare, però c'era una bella parola, era anche in verticale, una parola anche in verticale. Tutti i professori si sono evidentemente divertiti anche loro. Con questo vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento per quelli che staranno dopo di noi, dopo che saremo in aereo. Grazie.